Quante volte ci è capitato di scrivere codice che avevamo già scritto tante, tante, tante altre volte? Questo è Dottor Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Io sono Roberto e per cercare di risolvere almeno in parte questo problema, tra poco parleremo del .NET Community Toolkit con Sergio Pedri. Benvenuto Sergio. Oh, grazie mille dell'invito. Piacere averti qui. Presentati perché ovviamente non tutti ti conoscono. Sono Sergio Pedri, sono un software engineer 2, lavoro nel team del Microsoft Store, quindi l'app e il client dello store su Windows, e sono anche il lead del .NET Community Toolkit, che è questa libreria open source di tool vari che usiamo sia nello store sia altre app first party, che è gestita da Microsoft, pubblicata da parte della .NET Foundation e però sviluppate anche a stretto contatto con la community tramite GitHub. Ok, ma quindi tu lavori a Seattle? No, lavoro. Il mio team è principalmente a Seattle, sì, però lavoro da remoto qui a Roma. Tu sei l'extracomunitario della Sì, lavoro tutto su Teams, ah, tutto virtuale. Sì. Siete tutti dislocati, vabbè, poi ogni tanto qualche viaggetto a Seattle te lo farai prima o poi. Eh sì, ancora non è capitato, però sì, sarebbe Una bella esperienza. molto volentieri. Sì, sì, Bene, sì. bene. Senti, parliamo un po' del .NET Community Toolkit. Hai un po' accennato, però facciamo una panoramica un po' su quello che è questo progetto. Che cosa rappresenta, qual è lo scopo di questo progetto? Sì, allora il .NET Community Toolkit è un progetto che abbiamo iniziato a sviluppare circa 2 anni fa. Originariamente è nato come una parte del Windows Community Toolkit, che è sempre una suite di librerie però specifiche per sviluppare applicazioni per UWP, cioè applicazioni native su Windows col framework UWP. E quello che abbiamo fatto era, inizialmente il Windows Community Toolkit conteneva controlli, quindi per esempio per sviluppare applicazioni, so, pulsanti, stili, controlli, griglie, I per sviluppare, componenti, esatto, diciamo. componenti di base. E l'idea è stata di aggiungere anche delle API, delle funzionalità per sviluppatori non solo su Windows, ma di qualunque tipo, quindi qualcuno sta sviluppando, so, un'app su Azure, un'applicazione magari con un altro framework, per esempio adesso c'è MAUI, come potrebbe essere Xamarin, Avalonia o qualunque altra di queste. E quindi abbiamo iniziato a sviluppare queste nuove componenti solo usando .NET come target, quindi non più solo WP. E quindi abbiamo inizialmente aggiunto la libreria iPerformance, che contiene API per sviluppare, per gestire per esempio buffer di memoria in modo efficiente, operazioni parallele e cose simili. Poi abbiamo aggiunto l'NVDIMM Toolkit, che è questo nuovo framework per sviluppare applicazioni tramite il pattern NVVM, di cui possiamo parlare poi anche più nel dettaglio. E quindi abbiamo aggiunto tutta questa serie di componenti slegate da Windows di per sé. E dopo circa un anno di sviluppo abbiamo deciso di fondamentalmente togliere queste componenti dal Windows Community Toolkit e trasferirle in un nuovo toolkit separato, che adesso è il .NET Community Toolkit, che ci permette anche di evolverlo in modo indipendente, quindi pubblicare versioni in modo indipendente dal Windows Community Toolkit. E sta andando abbastanza bene per adesso, quindi vediamo. Quindi diciamo che prima era solo per MondoXamo, adesso non è più per MondoXamo, ho capito No, no, giusto, giusto. Prima il Windows Community Toolkit era specifico solo ed male. Però esclusivamente esiste ancora per. Windows Esiste Community Toolkit. ancora, sì, ancora attivamente sviluppato. Lo usiamo sia nel Microsoft Store che in diverse app first party, per esempio anche l'app del foto usa il Windows Community Toolkit. Ed è ancora, sì, attivamente sviluppato. È, diciamo, un componente che noi riteniamo fondamentale per chiunque decida di sviluppare un'applicazione per UWP o adesso c'è anche il supporto a GUI 3, Quindi vediamo se ho ovviamente. capito bene. Allora, prima c'era Windows Community Toolkit, che era una libreria di componenti e feature, diciamo, che potevi utilizzare per sviluppare applicazioni UWP, quindi per Windows, per tutto quello che è basato su Xamarin. Esatto. Ok? Poi avete strappato via, fatto uno split, diciamo, portando fuori la parte common, diciamo così, Esatto, sì. e creato un .NET Community Toolkit che a questo punto va bene per tutte le applicazioni. Esatto, questo è per sviluppatori .NET non legati a nessun framework in particolare, quindi lo si può usare sia per sviluppare applicazioni con qualunque framework, fatto l'esempio prima, MAUI, 1, Avalonia, ci sono sviluppatori che lo Blazor usano. anche? Sì, anche Blazor, Ma ci sono dei conosco. componenti quindi anche in questo caso o togliendolo dalla parte di Windows Community Toolkit
Non ci sono più componenti grafici. Non ci sono più componenti grafici perché abbiamo deciso di rimuovere qualunque cosa che fosse strettamente dipendente da un framework in particolare. Quindi, per esempio, se sta cercando componenti specifici per un framework, c'è il Windows Community Toolkit per Ok. WP e Win33, c'è anche il MAUI Community Toolkit per MAUI, eccetera. Invece il .NET Community Toolkit è pensato per essere questa componente, diciamo, condivisa che chiunque può utilizzare, per poi inserirla attraverso applicazioni che poi dal loro lato usano specifici framework di Quindi qualunque .NET tipo. Core, anche .NET Framework. Sì, diciamo noi come target abbiamo .NET Standard 2, che Ok, .NET Standard è questo target che è sì. condiviso da .NET Framework, .NET, UWP, Unity, fondamentalmente qualunque runtime semi-moderno, diciamo, di .NET può usarlo. E poi abbiamo allo stesso tempo anche, sfruttiamo il multitargeting, quindi per esempio l'NVM Toolkit ha come target sia .NET Standard 2 che .NET 6 e anche .NET 7. E quindi questo ci permette di avere il massimo, di avere come, di supportare il più ampio numero possibile di Anche sviluppatori, .NET 7 che è però, l'ultima. Ok. esatto, però allo stesso tempo possiamo anche, quando necessario, sfruttare API magari più performanti che sono disponibili solo su un framework nuovo. E dal punto di vista invece di te che usi il toolkit, non ti devi preoccupare di nessuno di questi dettagli, semplicemente aggiungi riferimento al toolkit e lui automaticamente selezionerà la versione più appropriata per il framework che tu stai utilizzando. Quindi è tutto Ottimo, trasparente. ottimo. Bene, bene. Tu hai parlato dell'MVVM Toolkit. E mi sembra che c'è anche un'app che è quella che voi utilizzate nel framework, scusami, nel Community Toolkit, è una sample app dove si possono vedere un po' tutti i componenti, diciamo, chiamiamoli ancora componenti anche se non sono grafici, però tutti i componenti disponibili, building block, Sì, noi diciamo, li chiamiamo disponibili, building blocks, sì, quindi sì, componenti, tutte sì. le parti che possono essere utilizzate. Questa è una sample app che esce insieme, che è disponibile insieme al toolkit per poterla. Sì, noi la sviluppiamo in una repository che è separata, è tutto quanto sempre open source su GitHub, e al momento è per UWP, però abbiamo anche avuto membri della community che l'hanno modificata anche per girare su Xamarin Forms. Ok. C'è qualcuno, credo, che al momento sta cercando di aggiungere supporto anche a MAUI, qualcuno credo anche per WPF. Vabbè, quella è Comunque, un'app di esempio per far sì, è capire un'app un di po' esempio, cosa c'è a disposizione, esatto. insomma. Fondamentalmente ci sono i docs che sono disponibili su MS Docs, che adesso Ok. è MS Learn. Eh sì, Docs, Microsoft, CompuCert, Esatto, una volta Learn, esatto. Microsoft, però comunque. E quindi abbiamo tutta quanta la documentazione ufficiale che è lì. E la sample app fondamentalmente ha gli stessi docs, che sono disponibili però anche in modo offline, tramite l'applicazione stessa. In più, insieme ai docs, ci sono anche dei widget, che chiamiamo, che sono questi moduli interattivi dove vengono fatti vedere esempi pratici di come utilizzare i vari componenti, e per ognuno di questi c'è una parte interattiva per provare le diverse componenti, e poi puoi vedere sia il codice Xamarin, in questo caso per WP, e anche il codice C Sharp per implementare il Il codice tutto. C Sharp che è autogenerato a quel punto. No, il codice C# dipende da che componenti stai usando. Cioè, ci sono, diciamo, l'approccio che abbiamo avuto nell'NVM Toolkit è di. Là è fare una demo, diciamo, tu puoi Sì. prendere l'esempio di codice per poterlo poi, non dico copiare e incollare, però capire come implementare quella specifica funzionalità. E Esatto. là tu hai anche eventualmente XAML se ti serve. Sì, noi diciamo. Il codice C Sharp è quello che idealmente è quello condiviso che puoi usare dappertutto. Poi, nello specifico, in questa sample app abbiamo detto questa sample app è per UWP XAML, quindi in questo caso l'esempio che stiamo facendo è tramite XAML UWP, ma la stessa cosa funzionerebbe con qualche piccola modifica anche su WPF o MAUI o qualunque altro framework. E questo è proprio uno dei concetti di base, che XAML può essere leggermente diverso, ma tutta la parte di backend invece è esattamente la stessa. Però se utilizziamo componente example possiamo usare il source generator. No, in realtà i source generator sono slegati dalla parte di XAML, quindi Ah, sono sempre ok. parte dell'NVM Toolkit e diciamo, supportano qualunque framework, ma sono solo per C Sharp, non sono specifici per XAML. Allora, quando parliamo di source generator parliamo di una libreria che è basata poi su Roslyn alla fine, Esatto. che può prendere l'implementazione che tu vuoi realizzare e generarti automaticamente il codice. Esattamente, sì, Fammi questi un esempio, sono. giusto per capire. Allora, un esempio, diciamo, classico per NVDM è implementare quelle che noi chiamiamo observable properties, cioè sono proprietà che devono
inviare una notifica in modo che l'interfaccia possa aggiornarsi. Ad esempio, un pulsante che ogni volta che viene premuto incrementa un contatore e poi c'è una text box che fa vedere il numero. Questo, solitamente questa è una delle cose più verbose, diciamo, del MVM, perché ogni volta bisogna scrivere, cioè, il backing field per salvare il valore, la proprietà che deve restituire il valore del campo e nel setter deve controllare se il valore è uguale, se no mandare, cioè, c'è questa quantità di codice che è sempre lo stesso, è molto ripetitivo e monotono da scrivere e si presta anche a fare errori. La cosa classica, devo aggiungere un'altra proprietà, faccio copia e incolla, mi dimentico di cambiare il nome e quindi poi succedono Certo. cose. E quindi i source generator sono, diciamo, mirano a rendere il tutto molto meno verboso. Quindi quello che sono dei plugin per Roslyn, che è il compiler per C Sharp, e quello che fanno è di generare tutto quanto questo codice automaticamente. Quindi dove prima, per esempio, per una proprietà dovevi scrivere il campo di quella proprietà e scrivere setter e getter in modo manuale, adesso puoi semplicemente scrivere un campo, per esempio int contatore, e metti un attributo sopra che noi chiamiamo observable property. E il source generator in modo automatico genererà tutta quanta quella proprietà in modo automatico in base al campo. Quindi decori delle proprietà o delle variabili, non lo so, con degli Questi attributi campi, sì. e automaticamente il compilato già sa tutto quello che deve essere aggiunto e che tu Esatto. eviti di risparmiare, cioè, fai un sacco di lavoro alla Sì, fine. risparmiamo un sacco di. Lo stiamo usando anche nello store, per esempio, ci sono tutti quanti, so, più moduli nuovi che abbiamo scritto usando in maniera estesa tutti quanti questo genitore, sono centinaia di righe di codice semplicemente di copia e incolla che abbiamo potuto eliminare perché adesso è tutto quanto autogenerato e le proprietà sono solo un piccolo esempio, ma per esempio supportiamo anche i comandi. La classica cosa è che un pulsante deve eseguire un'azione, quindi fai il binding con un comando e quindi originariamente uno avrebbe dovuto avere un metodo privato con la logica per il comando, poi una proprietà che creava questo comando con un delegato, eccetera. Adesso invece basta avere un metodo, metti un attributo che è relay command e basta, e tutto E quanto tu il lo comando agganci è automaticamente generato per ok. te, quindi ti permette di salvare un sacco E di questo abbiamo tempo. detto va bene anche per applicazioni che non siano basate su Xamarin, Esatto, quindi. questo è solo e esclusivamente per C Sharp, quindi poi dove lo usi Quindi sta anche se a te. faccio un'applicazione web. Sì, se hai un framework web che sfrutta avere l'interfaccia tradizionale, diciamo, di MVVM, sì, assolutamente. Ok, ottimo. Molto buono perché io su Xamarin ormai sono anni che non scrivo più una riga, neanche su web ultimamente, però vabbè, diciamo che su web è ancora un po' più, ci mette ancora un po' le mani, quindi mi può tornare sicuramente utile. Ma prima abbiamo detto che non sono componenti grafici, no? Adesso questa è tutta la libreria di classi, mentre i componenti grafici sono rimasti su Windows Community Toolkit. Ma se volessimo fare qualche esempio di qualche classe che mi può tornare utile dal toolkit, quale posso utilizzare? Diciamo, per MVVM abbiamo già accennato tutte quante queste i vari componenti che abbiamo lì. Ci sono anche altri due pacchetti, sono, diciamo, quelli più usati dal .NET Community Toolkit. Uno è il pacchetto Diagnostics e uno è il pacchetto High Performance. Quello Diagnostics fondamentalmente contiene due classi principali, che sono Guard e Throw Helper. La classe Guard è un'API unica che come obiettivo ha quello di semplificare tutta quanta quella che è la validazione dei parametri di una funzione. Cioè, di solito uno quando scrive un metodo che ha tot parametri ha sempre questo, no, prologo all'inizio dove devo controllare che, non so, un parametro, una stringa, devo controllare che non sia null o non sia vuota, un Che sia la numero, massima una certa lunghezza e esatto, contenga un certo tipo di carattere. che un numero sia in un certo intervallo, eccetera. E quindi è una cosa che diventa di nuovo molto ripetitiva, molto Certo. noiosa e non è neanche efficiente perché per via di come questi controlli e questo lanciare eccezioni vengono gestite nel codice compilato. Scrivere tutto quanto questo codice a mano fa sì che il codice finale non sia neanche efficiente quanto potrebbe essere se fosse strutturato in un modo diverso. E quindi questi API guard aiutano in questo senso, perché dove prima potevi fare, supponi una stringa che devo controllare che non sia null, devi fare if, non so, text is not null, e poi faccio throw new argument null exception, per esempio. Adesso posso semplicemente scrivere guard, per esempio, is not null, passo la stringa, quindi una sola riga di codice, faccio lo stesso controllo e quello ha la responsabilità di controllare
quello che voglio montare in questo caso, quindi che la stringa non sia null, di lanciare un'eccezione formattata in modo carino, quindi scriverà parametro con nome, ha un valore, quindi aggiunge anche diverse informazioni in modo automatico. E un altro aspetto fondamentale per le performance è che il codice finale generato è strutturato in un modo appropriato in modo che sia il più veloce e efficiente possibile. Quindi sia controllo che performance. Esatto. Le validazioni vengono controllate, c'è un messaggio di errore che è in inglese però non è Sì, è in localizzato. inglese, no, non è Ok. localizzato. Questo è un altro passaggio, dai, possiamo Sì, diciamo, sì. Diciamo di localizzare. solito, sì, non. Si possono localizzare prima o poi. Al momento non è previsto, diciamo che questo è pensato più per, cioè non sono messaggi che sono pensati per essere visualizzati dal lato utente, ma è solo lato sviluppatore per Ok, debugging, quindi quindi è non. solo Esatto, diagnostic, ok, a livello di non è sviluppo. validation di No, quello front-end. separato e invece la validazione, quella invece ha supporto alla localizzazione, sì, assolutamente. Ok, invece diceva anche di solo helper. Ah sì, TrueHelper è un altro, diciamo, è un piccolo building block che viene usato internamente da Guard. Permette di semplicemente lanciare eccezioni in modo manuale, quindi quando serve magari più controllo specifico, sempre sfruttando questo pattern che è particolarmente efficiente lato generazione di codice. Ok, quindi è un modo migliore di lanciare l'eccezione. Esattamente. Ok, dietro queste classi di helper di diagnostic c'è anche un aggancio con un log analytics, un application insights, qualcosa che possa essere un posto dove scaricare il log? No, queste si occupano prettamente solo di controllare parametri e lanciare eccezioni, quindi la parte di log sarebbe, cioè, pensata per essere gestita in un punto separato, cioè, non so, esempio nell'applicazione avrà un handler a livello di applicazione, quando c'è un'eccezione non gestita, quello sarà logato in modo automatico, però sì, non nello stesso, non nella stessa API, diciamo. Cerchiamo di avere più building block che siano piccoli in scope, cioè che non cerchiano di fare troppe cose. Anche perché sennò si corre il rischio di, diciamo, quello che cerchiamo di fare è di avere API che non siano opinionate, cioè nel senso che non prendano decisioni che vengono forzate il lato consumatore. Quindi abbiamo, Ok, perfetto. diciamo, questi approcci sono neutri, piccoli, quindi poi uno può estenderle per raggiungere personalizzazione nel modo che preferisce. Perfetto, sì, no, ma in effetti meno operazioni vengono fatte e più atomico resta e più è utile. Tutto quello che avete fatto l'avete scritto sempre nell'ottica anche di migliorare le performance del compilato, di poter Sì. velocizzare tutte le prestazioni del codice che viene scritto. Esattamente. E infatti addirittura abbiamo anche un pacchetto separato che è interamente dedicato a questo, che è il pacchetto High Performance. E questo contiene API invece tutte quante focalizzate al aiutare e rendere più facile scrivere codice che segua pattern che sono prettamente quelli usati in codice high performance. Quindi per esempio che aiutano per gestire buffer di memoria, per esempio che sono preso in prestito, diciamo, da un pool. Esempio, supponi devo fare una conversione da un testo di un formato a un altro formato e mi serve un qualche buffer di memoria intermedio per salvare delle computazioni che devo fare. Un approccio, diciamo, classico, più semplice sarebbe allogo un array, salvo la roba intermedia, quando ho fatto lo butto e tanto c'è il garbage collector che ci pensa. Funziona, però chiaramente, soprattutto se è una cosa che un'operazione viene fatta spesso, non è, diciamo, efficiente. Quindi un approccio migliore invece è prendo un array in prestito da questo pool di memoria condiviso, lo uso e poi quando ho finito lo restituisco al pool di memoria in modo che hai, diciamo, un livello di allocazioni che in modo ammortizzato è zero, perché uso sempre lo stesso array preso in prestito. E ci sono tutta quanta una serie di pattern simili a questi che sono comodi dal punto di vista delle performance, ma sono scomodi da scrivere perché sono molto lunghi e non, diciamo, il codice non è quello più carino di tutti da leggere. E quindi abbiamo queste API che invece aiutano e rendono questi pattern più semplici da usare. Per esempio, prettamente per prendere in prestito buffer abbiamo queste due API, memory owner e span owner, che puoi dichiarare dentro un blocco using, quindi semplicemente using span owner di, insomma, int, prendo questo buffer, lo uso e poi quando esce da quello scopo automaticamente l'array viene restituito, quindi rende tutto molto più semplice da scrivere. No, dico appunto, la parte noiosa è quella, cioè va gestita al meglio per poter Sì. migliorare anche la leggibilità poi alla fine, perché poi comunque se tu
ti abitui a usare questo toolkit, fondamentalmente riduci il lavoro e tutti, se tutti lo usano, insomma, hanno una base comune, un linguaggio Sì, comune, ecco. quello diciamo è uno dei nostri obiettivi, di offrire questo set di API per aiutare in questi pattern che sono davvero fra i più diffusi e quelli più comuni per Sì. risolvere i problemi che tutti hanno, perché so, se devi sviluppare un'applicazione con NVDIMM ci sono quelle serie di operazioni che tutti hanno da fare, o se devi validare i parametri è una cosa che tutti devono fare, quindi cerchiamo di Eh sì, alla rendere fine queste cose più le fai sempre, non semplici. c'è via di scampo, devi No, fare, no? C'è poco da fare. esatto. Va bene, no, interessantissimo. Allora, questo progetto abbiamo detto open source, sta su GitHub, Su GitHub, sì. basta cercare .NET Community Toolkit e Sì. troveremo tutta la parte di, diciamo, di repository, documentazione, ci sono i link e tutto Sì, su quanto. GitHub trovate tutta quanta l'organizzazione nostra, che è Community Toolkit, che Ok. contiene tutti quanti i vari toolkit che fanno parte di questa organizzazione. Quindi c'è il .NET Community Toolkit, c'è il Windows Community Toolkit, il MAUI Community Toolkit, Ottimo. anche la sample app per la VM Toolkit fanno Sì, parte di questa bello. organizzazione. E tutto il codice, sì, pubblico, tutto quanto open source, anche tutti quanti i nostri issue, tutto quanto il nostro planning, le nostre milestone sono tutte quante pubbliche, fatto Quindi se qualcuno su... vuole dare una mano, Sì, benvenuto. assolutamente, potete aprire issue, riportare bug, proporre feature nuove, tutto quanto... È una delle cose che mi piace di più, diciamo, di lavorare a questo Vabbè, progetto, tutto adesso anche quanto tu ci sei pubblico. arrivato così, no? Più o Sì, meno. diciamo, ho iniziato a lavorare prima al Windows Community Toolkit e poi ho creato queste varie librerie del .NET Community Toolkit prima di entrare in Microsoft, sì. Vabbè, diciamo che la passione è diventata lavoro, Sì, dai, sì, sì, quindi sì. alla fine è meglio così, ottimo. Benissimo. E allora, diciamo, il prossimo step sarà quello di... Adesso abbiamo fatto una panoramica senza vedere il codice. Il prossimo step sarà fare un bel meetup Molto e volentieri. parlare con il codice davanti, magari possiamo vederlo meglio, Sì, che è anche più apprezzarlo facile da seguire, che sennò la meglio. No, no, beh, diciamo, a voce... voce una panoramica la si fa. Poi, Sì. se vogliamo andare nel dettaglio, vedere proprio mettere le mani in pasta, dobbiamo vedere il codice, Sì, quindi... molto volentieri. Va bene, allora prestissimo vedremo un meetup. Intanto grazie per il tuo tempo, Sergio. Grazie a te per l'invito. E allora ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.